Sei riverso nel buio.
che qualcosa, qualcuno mi desse la possibilità di capire che cosa significava per me l'applicazione delle tecnologie alle arti sceniche, cioè capire tutta quella inconsapevolezza, tutta quella intuizione, tutta quella, diciamo, creatività astratta, dove potesse trovare dei punti di riferimento. E allora incontro Samuel Beckett. Voi mi direte, ma cosa c'entra Samuel Beckett con tutto questo vagare nelle estetiche tecnologiche? E invece ha molto a che vedere, perché Samuel Beckett si pone un primo problema, che è quello di indagare sulle estetiche del mondo e dare a queste un senso, una motivazione, probabilmente un valore. Quindi diventa una guida che conduce a osservare il mondo per raggiungere quella necessaria consapevolezza del fallimento. Il fallimento è uno degli elementi sui quali Beckett ha lavorato molto. E allora in Beckett incontro un grande tema del Novecento, che è quello del rapporto uomo-macchina. Pensiamo quanto sia stato rivoluzionario un autore che forse per primo mette in scena un attore e una macchina. Stiamo parlando naturalmente dell'ultimo nastro di Kraft. Ecco, se pensiamo a quale sofisticata tecnologia si riferiva Beckett, cioè al magnetofono, al registratore a bobine, che molti di noi ricorderanno, i più giovani ma naturalmente no. Ebbene, il magnetofono era lo strumento attraverso il quale poter registrare la propria voce e depositarla in una memoria tecnica. Ora, questa cosa, oggi che siamo connessi, oggi che viviamo in questa realtà virtuale, in questo mondo della comunicazione estrema, ecco, ci rendiamo conto quanto questo aspetto Beckett lo abbia, come dire, intuito in tempi non sospetti. E allora cosa è successo nel mondo e in Italia rispetto a questo autore? È successa una cosa un po' particolare, cioè quella di aver colto l'elemento grottesco della sua scrittura e l'elemento naturalmente metafisico. Ora, gli attori italiani, per esempio, hanno pensato a Beckett come una sorta di, come dire, autore che dovesse viaggiare nell'assurdo. In verità, Beckett, che nasce come poeta, saggista, filosofo, arriva alla drammaturgia perché ha necessità di uscire dall'io narrante del romanzo, e quindi si pone il problema di distribuire la sua scrittura su diversi personaggi. Nasce così il suo primo grande lavoro teatrale, che è Aspettando Godot. Aspettando Godot è scritto per 5 personaggi. Aspettando Godot diventa
un successo straordinario, anche se al suo debutto è stato assolutamente, come tutte le cose, come successe a Pirandello, è stato assolutamente stroncato. E invece da Aspettando un po' si capisce che è nato nel mondo un drammaturgo di grandissima portata. Però Beckett cosa fa? Entrato in questo sistema del teatro, si innamora della macchina teatrale, si innamora delle potenzialità del palcoscenico, si innamora di una questione molto importante, cioè di ciò che anni dopo dirà il grande storico dell'architettura Manfredo Tafuri, cioè il teatro è la città virtuale, cioè il luogo nel quale la città diventa, come dire, un punto di vista speciale, cioè la città può essere osservata, sezionata, zoomata attraverso proprio la scena teatrale. Però Beckett inizia a sentire un problema, cioè la narrazione, lo scardinamento del senso che lui opera attraverso il teatro, ma anche apparentemente attraverso la sua poesia, inizia a dare i primi segnali di fragilità. E allora scrive Finale di partita, ma in Finale di partita i personaggi diventano quattro. Va ancora avanti e si rende conto che, come dire, sente sempre fondamentale la sua necessità di narrazione, e allora scriverà Giorni felici, ma in Giorni felici i personaggi diventano due. E continua ad andare avanti, e a proposito di Giorni felici faccio, come dire, una parte, come lo chiamerebbe Becker, e direi Rosanna Pironi, che è una giovane violinista, studentessa di architettura, ecco perché è qui, voi la vedete a mezzo busto, così come vedrete Guinni in Giorni felici, come vedreste Guinni in Giorni felici. Dopo Giorni felici Beckett arriva a Crap e il personaggio diventa uno, anche se diciamo l'antagonista è la macchina. Dopo Crap scrive Non io, scompare il corpo e rimane una bocca. Dopo Non io scriverà appunto Company, dove il corpo scomparirà e rimarrà soltanto la voce. Ecco perché prima dicevo che Company chiude questo cerchio e Beckett ritorna all'io narrante, cioè alla voce che parla di se stessa. Allora, io prima l'ho cantilenato. Perché l'ho cantilenato? Perché la scrittura beckettiana, perché restituisca il senso, necessita di una lettura architettonica. Cioè la scrittura beckettiana è composta di elementi precisissimi. Se si sposta un elemento è come se la struttura perdesse la sua staticità e crollasse. Quindi, per esempio, Company è un testo indicibile dal punto di vista proprio della recitazione, ma è cantabile. Perché è cantabile? Perché parla di una solitudine estrema.
Quindi parla di una voce che è alla ricerca di compagnia, e la compagnia come si può produrre se non attraverso la reazione del nostro corpo? Io ricordo, da bambino abitavo in una casa grande e quando tornavo dopo il calar del sole, questa grande scala era buia, ma io non arrivavo all'interruttore per accendere la luce. Non è che sia migliorata la mia situazione, però ero ancora più basso. E allora, per fare le due rampe di scala, cosa facevo? Canticchiavo, perché avevo paura del buio. E allora proprio no, perché sentire la propria voce in una condizione di paura aiuta, cioè genera compagnia. E allora io, da questo grande testo, che non riuscivo a portare agli attori perché mi sembrava impossibile, sono ritornato indietro con la memoria e ho ricordato questa mia necessità, che poi credo sia stata la necessità di tutti, è un po' come fischiettare per produrre presenza o autopresenza. E da questa idea è nata la possibilità di poter portare in voce questo testo. Ora, prima parlavo della questione, diciamo, del Beckett grottesco. Ecco, io non ho mai creduto nel Beckett grottesco. Io ho creduto nel Beckett perfetto osservatore del mondo, cioè di un artista che ha saputo dar valore alle cose che noi spesso diamo per scontate. Quindi nei testi teatrali di Beckett incontriamo la realtà della nostra quotidianità. Oggi vediamo tanti vecchi portati in sedia a rotelle, spinti da una sorta di servo. Ecco, proviamo a guardare Hamp e Claw in Finale di partita e ci rendiamo subito conto di quanto in questa azione che vediamo quotidianamente esista un conflitto tra il cosiddetto malato e il cosiddetto portatore. È un conflitto che scaturisce da una necessità, da una dipendenza. Quindi Ham è violento nei confronti di Claw proprio perché è impossibilitato, quindi tutto ciò che non riesce ad esprimere fisicamente è portato ad esprimerlo, come dire, verbalmente, mentalmente. Così come succederà in Giorni Felici, dove Winnie costretta all'immobilità, immersa nella terra fino alla vita, nel primo atto, e nel secondo fino al collo. Ecco, anche lì c'è un conflitto straordinario, perché Willy è vero che è libero, ma anche lui è caduto in un fosso. Quindi questo cosa dice? Dice che i personaggi, che non possiamo più chiamare personaggi, ma dobbiamo chiamare creature, perché Beckett mette profondamente in discussione il ruolo, la funzione dell'attore. Beckett non vuole più l'attore portato alla rappresentazione, alla finzione, ma vuole il corpo, testimone di un'esperienza. E questo è l'altro motivo per cui ad un certo punto io sono uscito dalla cabina di regia e ho avuto la necessità di portare il mio corpo nella scena, il mio corpo
particolare, il mio corpo estremo, il mio corpo malato, il mio corpo problematico, non tanto come atto liberatorio, quanto come una sorta di assunzione di responsabilità. Cioè l'artista deve assumersi la responsabilità della propria opera e viverla con e sulla propria pelle. E allora io ho trovato L'ultimo nastro di Crapp, che è uno dei testi più interessanti del Novecento, ho trovato concreta appartenenza, però mi serviva entrare nella scena teatrale, non potevo farlo con un ruolo così importante quale quello di Crapp. Allora ho trovato il modo di entrare entrando nei panni di Willy, il marito di Willy di Giorni Felici, e per questo chiederei a Rosana di accennare Tace il ladro, che è uno, come dire, che è la canzoncina che Willy canta dedicandola a Willy. Assolutamente complessa, perché come sappiamo Giorni Felici è un testo impressionante perché coglie un momento straordinario dell'universo femminile. Cioè Winnie è una signora di mezza età e che quindi è molto attenta alla sua cura, però se analizziamo banalmente l'immagine, è una donna che è immersa nella terra, che viene risucchiata dalla terra, ed è risucchiata fino alla vita. Ecco, nel primo atto, Winnie, tutte le volte che incontra il concetto di tempo, ne fugge. Cioè, Winnie incontra il concetto di tempo e cambia discorso, e spesso dice, per dirla in un certo stile, e quindi rifugge al tempo, fugge proprio alla inesorabilità del tempo. E infatti ecco perché io ho fatto un lavoro scientifico su questo autore. Il primo atto
dura esattamente il doppio del secondo atto, dove invece Windy è immersa nella terra fino al collo, quindi perde anche l'uso delle braccia. Allora, Windy nel secondo atto invece diventa consapevole del tempo, quindi diventa consapevole del fallimento esistenziale, non ha più possibilità, non può più prendere la pistola per spararsi, non può più prendere la lente di ingrandimento per guardare, per, come dire, amplificare il suo sguardo, è completamente impossibilitata. Allora, la stessa cosa troviamo in Crabb. Crabb nel primo atto è ascoltatore, quindi riascolta il nastro, la bobina, di 30 anni prima, nel giorno del suo compleanno, chiuso nella sua tana, in questo buio che lo circonda. Lui dirà: in questo buio che mi circonda mi sento meno solo, in un certo senso. Quindi c'è questa rottura straordinaria. Allora, se noi analizziamo i due lavori, il primo, quello Giorni felici, è un lavoro sulla luce, cioè Winnie è costretta a sopportare la luce accecante. Ad un certo punto dirà: in questo sole d'inferno, quindi questa luce, come dire, distruttiva, che in qualche modo desertifica la terra. Crabb invece vive nel buio della sua tana, del suo studio. È Crabb uno scrittore fallito, 17 copie vendute, pure se 11 con lo sconto speciale a biblioteche circolanti nei territori oltremare. Mi sto facendo conoscere. Allora, io ora voglio fare proprio un pezzetto di Crabb, e cioè non posso imitare il magnetofono, ma farò la seconda parte, quando Crabb cerca una nuova bobina nel tentativo di fissare nella memoria meccanica il suo ennesimo compleanno. E quindi avrà il magnetofono, prende il microfono, si schiarisce la voce e inizia: ho appena finito di sentire quel povero cretino per il quale mi prendevo 30 anni fa. Difficile essere stato tanto coglione. Grazie a Dio, sono cose finite oramai. I suoi occhi. Ce l'ha dentro tutto quello che c'è in questa vecchia palla di fango, tutta la luce, l'oscurità, la cuccagna e la carestia dei secoli. Sì! Lasciarsela scappare. Gesù! Per paura che lo distraesse dalla sua scrivania. Gesù! Chissà, forse aveva ragione lui. Forse aveva ragione. Niente da dire, neanche una sillaba. Che cos'è un anno oggi? Boccone rimasticato e merda di piombo. Sì, ho assaporato la parola bobina. Bobina! Il momento più felice dell'ultimo mezzo milione.
17 copie vendute, pure se 11 con lo sconto speciale a biblioteche circolanti nei territori oltremare. Mi sto facendo conoscere. Te, 6 scellini e qualche penny, 8 probabilmente. Strisciato fuori un paio di volte prima che l'estate si raffreddasse. Rimasto a sedere nel parco, tremante e con la smania di finirla presto. Neanche un'anima. Ultime fantasie. Tenerle a bada. Cavatomi gli occhi a rileggere essi, una pagina al giorno, di nuovo con lacrime. Essi! Avrei potuto essere felice con lei, lassù, nel Baltico, e i pini e le dune. Ma è poi vero? E lei? Fanny è venuta un paio di volte. Vecchio spirito di puttana, combinato poco, ma sempre meglio di un calcio in mezzo ai coglioni. No, l'ultima volta è andata meglio. Come riesci ancora a farcela? Ha detto. Alla tua età? Le ho risposto che tutta la vita mi ero risparmiato per lei. Ecco, questo era un pezzo da l'ultimo nastro di Crab. E ora io vorrei leggere qualcosa di questo piccolo saggio che ho cercato di scrivere. Allora, ancora una volta è stato Beckett a guidare la mia scelta di portare me stesso in una pièce e di fare uscire il mio corpo dalla cabina di regia per metterlo nella scena, interpretando quindi I giorni felici. Quello che ritengo essere il più importante drammaturgo del secondo novecento trasferisce la sua scrittura nella voce, nel corpo e nello spazio, con modalità che determineranno un vero e proprio sconvolgimento del sistema creativo del teatro, tanto da generare una vera e propria estetica beckettiana, traumatizzando e influenzando gran parte delle creazioni teatrali non solo in Europa. Beckett, sorpreso e affascinato dalla complessità dei sistemi scenici, riconosce immediatamente le potenzialità del palcoscenico, studia con grande attenzione la macchineria teatrale e capisce che il palcoscenico può e deve essere uno squarcio nell'infinità del paesaggio e quindi il luogo speciale per poter esplicitare il rapporto tra l'esistenza umana e i detriti del mondo. La macchina del teatro può finalmente aiutare l'autore a porre in scena le sue creature, pronte a giacere in prossimità, per poi sprofondare nella botola della crosta terrestre, ingabbiate nella gravità da cui cercano ossessivamente di liberarsi, con movimenti goffi, maldestri, ripetitivi, trascinandosi col pensiero ossessivo verso una posizione eretta, se solo riuscissero a rialzarsi, invece che rimanere sospese tra il vuoto della botola e la superficie. I loro corpi sono spesso
mutilati o menomati, si pensi a finale di partita, devastati dal tempo, costretti in gabbie reali o metaforiche, si trascinano nello spazio scenico, entrano in relazione con gli oggetti conoscitivi che Beckett dissemina nel deserto delle loro esistenze. Nella solitudine siderale, interpreti e spettatori vengono proiettati nella quarta dimensione delle creature mitologiche e dei loro eterni supplizi. Ecco, noi oggi viviamo nel mondo del teatro una allucinante tendenza a spostare la qualità del teatro in una dimensione di spettacolarità, perché l'arte vive una condizione dove non viene più considerata necessità della nostra società contemporanea, ma viene considerato strumento di mercato. Ecco, io credo che il mercato e l'arte non si incontreranno mai, anche se, voglio dire, esiste il collezionismo, sì, però è un altro discorso. L'arte dal vivo non può misurarsi col mercato, l'arte dal vivo deve, far sì che l'incontro tra l'attore, l'artista e lo spettatore sia un incontro costruttivo. In questo Beckett si è molto interrogato su questa questione. Beckett considera la quarta parete come un elemento fondamentale della sua creazione drammaturgica, tanto che tutte le volte cerca di attrarre verso il luogo scenico lo spettatore stesso affinché esso diventi in qualche modo interlocutore, riesca a rispecchiarsi nell'interprete. Ora noi assistiamo ad un teatro che spesso propone attori tecnicamente impeccabili, perché esiste, la costruzione accademica del lavoro dell'attore, ma questo cosa produce? Produce l'annientamento della consapevolezza, l'annientamento della verità, cioè si tende nel caso del teatro, più tradizionale, a nascondere e a superare i difetti del corpo, no? Cioè la sovrastruttura accademica fa sì che l'attore sia impeccabile, ma se ci troviamo di fronte ad un essere che non presenta nessuna criticità, ci allontaniamo percettivamente, perché non ci riconosciamo. Noi abbiamo bisogno invece di sentire nell'attore una condizione che è quella che noi stessi viviamo. Quindi, spesso si tende a esagerare espressivamente l'esposizione di un testo. In realtà il testo contiene in sé una guida che per l'attore deve diventare di stimolo a incarnarsi dentro la condizione del personaggio, eliminando ogni struttura possibile. Vuoi fare un altro pezzo? Io cerco una...
l'inflessibile progressione di Beckett verso, va dal cuore messo a nudo nei romanzi alla, alla esteriorità di una scena spoglia dove con ostinato rigore egli continua per volontà dell'impossibile conquista del grado zero la sua discesa verso l'innominabile. Comincia qui l'attesa più vera, la più grave e la più immobile delle avventure. Il teatro è per Beckett, in questo, il paesaggio necessario, obbligato del suo cammino, perché egli vuole che il suo problema sia visto con gli occhi e non con quelli della mente, ma con gli occhi fisici con cui vediamo le cose che sono così come sono e non le immagini. Si dovrà dunque vedere la miseria umana e si dovrà sentire la voce dura, ostinata, roca, che si impasta dentro una bocca, che fa prigioniera, invisibile, irrealizzato. Il tempo cadrà nella nostra visione e sarà lo spazio in cui sta sconfitta una creatura in tutto e per tutto simile a noi, e per questo tremenda, visto il tempo avrà il volto dell'attesa. Si attenda dunque, ordina Beckett, e volge quella forma che ora usa, il dramma contro se stessa, perché se il dramma richiede che l'evento accade, che vi sia azione, Beckett contraddice tale abitudine della forma. È proprio lì dove andiamo perché la cosa accada, appunto a teatro, e scopriremo il tempo vuoto dell'attesa. Ecco, e sull'attesa Beckett ha lavorato tantissimo ed è stato grande maestro. E, non so, io vi chiedo se volete fare delle domande, se no. Un altro pezzo. Come? Un altro pezzo. Un altro pezzo? Sì. Un altro pezzo di Beckett. Sì. E, allora, invece che un pezzo teatrale, che mi sembra anche utile, vorrei fare una cosa, se lo ritrovo. Noi abbiamo iniziato con Company, finiamo con Company. Ah, scusa. Allora, siccome abbiamo iniziato con Company, finiamo con Company. Questa è sempre la voce riversa
sempre stata inattiva, ora lo è più che mai. Questo è il tipo di assegnazione che egli non mette in dubbio. Tu hai visto la luce quel tal giorno? E la tua mente, che è sempre stata inattiva, ora lo è più che mai. Eppure una qualche attività mentale, per quanto modesta, è un complemento necessario alla compagnia. È per questo che la voce non dice: tu sei riverso nel buio e sei privo di ogni attività mentale. La voce da sola è compagnia, ma non basta. Il suo effetto sull'ascoltatore è un complemento necessario, forse solo per accendere nella mente quello stato di fioca, incertezza e di perplessità di cui si è detto sopra. Ma la compagnia, a parte questo effetto, è ovviamente necessaria. Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio. Dell'attore, dell'autore, di essere presente col corpo. E quindi questo è il primo commento. La domanda sarebbe se per favore ci racconti un po' di più che vuol dire per te superficialità postmoderna e la risposta, la responsabilità del corpo. E la seconda cosa è che mi ha colpito tanto quando hai parlato del fatto che una formazione troppo accademica, una perfezione dell'attore impedisce una verità. E quindi portare il proprio corpo sul palco con tutta la sua realtà. Questo mi ha ricordato un'opera d'arte del magnifico artista Cesare Pietro Giusti, che nel 2001 ha portato alla Galleria Primo Piano di Roma l'opera d'arte che si chiama Difetti Normali, in cui ha fatto una ricerca enorme sulla propria percezione del proprio corpo, letteralmente fotografando le cose di cui si vergogna e registrando il proprio racconto del proprio imbarazzo. E questo, diciamo, smonta la figura dell'artista, no? Il grande artista distante dal pubblico, e lo mette in mezzo a noi umani. Siamo tutti umani, siamo tutti uguali, insomma. Quindi queste due cose. Ciao a tutti. No, vabbè, ora la superficialità postmoderna è proprio un concetto filosofico, no? È, come dire, Jean Baudrillard, con appunto il suo straordinario libro sul postmoderno, la condizione postmoderna, lui affronta il problema
del portare in superficie, quindi patinare, no? È un po' come hanno fatto, per esempio, il postmoderno è nato in architettura, non tutti lo sanno, ma è nato con Robert Venturi, un architetto americano straordinario che ha riportato l'archetipo del passato nella, diciamo, condizione contemporanea, quindi chiamando, diciamo, la memoria l'antico a supporto, no, di tutto quello che era stato il razionalismo, eccetera, e quindi ha colorato, no, colorato le architetture, così come probabilmente succedeva nell'antica Grecia, no? Per esempio in Artificio in Natura, il grande critico, studioso Gillo Dorfles affronta proprio questa problematica e mette proprio a confronto, come dire, le estetiche, no? Che compenetrandosi raggiungono una dimensione altra, una dimensione nuova, una dimensione più, come dire, più accettabile. E il problema invece del corpo si pone nel momento in cui, diciamo, per esempio il teatro postmoderno ha un obiettivo che è molto importante, che è quello di recuperare i linguaggi minori, le cosiddette arti minori. Allora, negli anni Ottanta succede che la musica rock, il design, lo stile, il fumetto vengono, come dire, acquisiti, vengono portati dentro la ricerca teatrale proprio per il desiderio di concretizzare quello che le avanguardie storiche avevano intuito, cioè la interdisciplinarietà, no, delle arti. E questo fenomeno non è un fenomeno negativo, però per l'artista che pratica questa, diciamo, scelta, ad un certo punto diventa difficile, diventa quasi distruttivo, no? Ecco perché, almeno per me che ho vissuto l'esperienza del teatro, è stato necessario, come dire, mettere in gioco la mia fragilità, no? Il mio corpo è un corpo che potremmo definire impresentabile, no? Secondo certi canoni, è proprio questa sua impresentabilità che mi ha molto spinto a fare quello che ho fatto, ma perché avevo già iniziato con le tecnologie, cioè delle tecnologie non mi interessava il risultato formale pieno, ma andavo alla ricerca dell'errore tecnologico. Per esempio, quando noi guardiamo il video, il televisore perde la connessione con l'antenna, produce questo rumore, si chiama proprio rumore video, che è il fruscio, no, dell'assenza di immagine, no? Perché noi, come dire, perdiamo l'immagine. Quindi nel perdere l'immagine ci troviamo di fronte a questo rumore percettivo che è l'interferenza, no? Ecco, l'interferenza io per esempio l'ho portata in Finale di Partita, perché le due finestrine della stanza di Anne e Claude sono diventati due monitor dove non c'era immagine, perché il mondo era finito. Cioè, Finale di Partita, Beckett lo ambienta in una condizione, diciamo, post-atomica, post-catastrofica, quindi l'esterno non esiste più. E quindi quando Claude si affaccia alla finestra e
e Anne chiede, visto che è cieco e paralitico, che cosa vedi, no? E lui dice, vedo grigio, no? E insiste, ma guarda meglio, non è possibile, dice, grigio! Fino a quando invece, naturalmente, di nuovo Beckett scardina il senso tragico e Clove risponde, nero chiaro, no? Perché deve rompere, no? La tragicità di quelle due battute. E io, come dire, ho sempre colto questi elementi traducendoli, forte dell'esperienza postmoderna, no? In una condizione di senso, quindi non è più, per esempio, nel mio caso, la tecnologia esposta, quindi fine a se stessa, ma diventa, come dire, materia di, come dire, che acquista un senso, e il senso lo acquista proprio attraverso l'insegnamento di Beckett, perché Beckett, come dire, ha un normale strumento, ha un normale registratore, assegna una funzione altamente poetica, così come assegna una funzione poetica all'ombrellino di Willy, così come assegna funzione poetica al sasso di Estragone Vladimiro, cioè Beckett prende l'oggetto e in qualche modo lo nobilita, ma non è l'oggetto, come dire, che proviene dall'accademia scenografica, è l'oggetto che proviene probabilmente, secondo l'insegnamento di Marcel Duchamp, dalla, come dire, ready-made, cioè da ciò che già esiste. Quindi Beckett in realtà forse compie la stessa operazione che compie Duchamp con lo scolabottiglie, e lui prende il magnetofono e lo nobilita per la scena, no? E quindi lo rende, come dire, oggetto d'arte, così come noi possiamo leggere nella città molti segni ai quali possiamo dare un senso grazie a questa, come dire, profonda ricerca che Beckett ha compiuto nell'osservare il mondo. Lui, per esempio, in Grant parla dell'anemometro che gira come un'elica, no? Cioè descrive un oggetto scientifico, un oggetto misuratore che prende un corpo fondamentale, no? Perché è come se creasse una visione utilizzando la parola proprio come grande strumento di come dire, evocazione, no? Cioè nella parola, voglio dire, la parola ha questo grande potere che è l'evocazione, no? Quindi evocare attraverso la parola. E Beckett ne fa un grande uso, ma ne fa un uso non banale, no? Ne fa un uso davvero scientifico. Se pensiamo, io ora stasera non potevo fare un lavoro, un discorso molto approfondito perché non c'è il tempo, ma se noi guardiamo, cioè se leggiamo le drammaturgie becchettiane, ci rendiamo conto di essere di fronte a vere e proprie partiture musicali, dove la pausa, la meditazione, lo sguardo, che sono elementi che si innestano nella struttura delle frasi, sono elementi proprio indispensabili affinché il senso, no? Di quel non senso che lui cerca riemerga, no? Perché se noi leggiamo un qualsiasi testo di Beckett e lo leggiamo senza metterlo in voce, ci perdiamo dopo 30 secondi perché non riusciamo a costruire le connessioni. Invece quando noi riconosciamo il ritmo, che invece Beckett studia perfettamente, allora, come dire, la parola diventa vera e propria architettura. Non lo so,
ci sono altre domande, altre curiosità? No, siete abbastanza stanchi? Beh, io sono bravo. Ah, certo. C'è prima questa signora. Che io conosco pochissimo, però mi hanno incuriosito due cose. Uno, che quando tu all'inizio hai detto che i personaggi dei pittiani cominciano da 6, diminuiscono via via fino ad arrivare alla sola, no? E quindi l'assenza. Però a un certo punto il magnetofono funge da presenza, cioè l'assenza, però io la mia voce la sento, mi fa compagnia, e quindi a un certo punto la ricerca dell'uomo da una parte verso l'interiorità, via via scompaiono i personaggi fino ad arrivare a me stesso, dall'altra però un me stesso che a un certo punto mi ha paura e quindi si esprime vocalmente per fare, come dire, compagnia. E già questa è una prima ipotesi che mi è venuta. Dall'altra, la perfezione, cioè il concetto di perfezione. Noi siamo in una società iperperfezionista, quindi qualsiasi cosa che non sia perfetta per noi, come dire, è da buttare, no? Tra l'altro mi è venuto un esempio eclatante, che è quello dell'architettura, cioè il disegno a mano libera era l'espressione massima di un disegnatore, di un architetto. Oggi col CAD, il BIM e tutte le cose tecnologiche che noi oggi abbiamo perso, come dire, l'individualità, cioè la nostra individualità, no? La stessa cosa potremmo dire della scrittura. Oggi scriviamo col computer, un tempo con la macchina da scrivere, e a un certo punto si è persa, come dire, quello che era il nostro, come dire, la nostra individualità anche qua. Ecco, questi due aspetti volevo, come dire, che tu, che hai studiato meglio di me Beckett, ci spiegassi se sei d'accordo o non sei d'accordo con questa analisi. No. No, Beckett tutte queste cose le ha capite subito, le ha capite e ha lavorato proprio su questo, ha lavorato proprio su ciò che sarebbe evidentemente successo, cioè quando cita il sole d'inferno, in realtà voglio dire, diceva che, come dire, che quel sole è malato, e noi quando abbiamo il sole limpido e il cielo sereno sappiamo che i livelli di inquinamento sono altissimi, cioè, quindi voglio dire, noi abbiamo, come dire, la natura nella sua bellezza esprime forte criticità, forte pericolo, quindi quando guardiamo un tramonto è proprio, come dire, l'immagine del mare, no? Quindi stiamo perdendo completamente il rapporto con la natura, e questo Beckett lo aveva capito, così come lo aveva capito probabilmente Alberto Burri con le sue combustioni, con i suoi cretti. E il cretto di Burri, per esempio, io l'ho citato proprio come luogo nel quale Winnie era immersa, no? In questa terra malata, no? Che la assorbe, la risucchia, come risucchia ognuno di noi. Tu volevi... Allora, io avevo una curiosità. Volevo sapere come lei vede il teatro e magari anche il palcoscenico, proprio nello specifico, tra qualche anno, cioè nel prossimo futuro, questa tecnologia, questo cambiamento che
che avviene nel teatro in questi ultimi tempi, come, come si potrà rivelare tra qualche decina di anni, perché ci sono stati architetti che negli anni 60 hanno pensato anche ad un teatro che si muoveva magari, c'è un progetto di un architetto italiano, Maurizio Sacripanti, che appunto pensava ad un teatro che si poteva adattare al tipo di opera, al tipo di occasione. Cioè, tipo di... a un oggetto teatrale. Esatto, esatto. Quindi volevo sapere come lei magari poteva immaginarsi il teatro tra, tra un po'. Sì, ci aveva già pensato Walter Gropius con il Total Theater, no? Del teatro del Bauhaus, dove appunto Oskar Schlemmer aveva, come dire, iniziato un percorso proprio in questo senso. E ora il teatro, allora io devo dire una cosa, che se tu avessi detto dove andrà l'arte nei prossimi tempi, ti avrei detto che l'arte probabilmente entrerà completamente nel sistema delle tecnologie, perché c'è un problema serissimo, che è quello della riproducibilità, no? Anche Walter Benjamin, no? Nell'epoca della sua riproducibilità tecnica aveva appunto affrontato la questione, cioè proprio l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Ora noi con gli smartphone eccetera, per esempio stasera qualcuno di voi probabilmente ha registrato e ha postato quello che noi stavamo facendo qui, quindi in altre parti del mondo hanno potuto collegarsi con noi. Io però dico una cosa, dico, ed ecco perché resto legato al teatro, perché ritengo che il teatro sia l'unica forma d'arte irriproducibile. Cioè il teatro vive nel qui e ora, il teatro come dire, manifesta nel momento in cui c'è un attore e uno spettatore, quindi vive principalmente di questo rapporto. E allora il problema che mi pongo è quello che vorrei che il teatro abbandonasse questo disastro nel quale è stato come dire, immerso, e cioè quello del mercato, della spettacolarità. Ora nei teatri non si programma più nulla che non sia noto, no? Se stasera al posto mio ci fosse stato Giovanotti a parlare di Beckett, probabilmente avremmo avuto 1000 persone, no? Perché appunto siamo ormai attratti dal personaggio noto, e quindi più, perché succede una cosa strana, noi che vediamo quotidianamente per esempio degli attori in televisione o al cinema, nel momento in cui l'attore, che pure non è un attore teatrale, perché molti degli attori che vediamo sono attori che nascono proprio direttamente dalla televisione, un tempo no, un tempo è stata la televisione che è nata dal teatro, e ora no, ora nascono gli attori televisivi che immediatamente guadagnano una posizione alta nel teatro, perché se noi mandiamo in palcoscenico un attore noto, vediamo i teatri affollatissimi, e se chiediamo allo spettatore cosa vai a vedere, non ti dirà vado a vedere Shakespeare, ma ti dirà vado a vedere che ne so, un attore, no, non faccio nomi, sono un attore X, no? Perché appunto non è più l'opera che conta, ma è il personaggio. Allora questo è
è un problema che non dipende dall'artista, dipende dal programmatore, no? Culturale. È un po' come sta succedendo nell'università. Cioè nell'università io vedo che non c'è più, come dire, una necessità di sapere, c'è una necessità di conquistare esami per raggiungere una laurea. Io ora vi dico una cosa che da un lato mi ha fatto molto piacere, dall'altra mi ha fatto dispiacere. E 2 ore fa c'era l'ingresso della facoltà di architettura piena di coriandoli. Se voi uscendo guarderete, io ho rubato una scopa, ho pulito l'ingresso dai coriandoli, però non li ho buttati via, li ho messi sotto un mobiletto qui accanto all'entrata, perché domani li vorrò far vedere a qualcuno, no? Insomma, perché voglio dire, è doloroso che l'ingresso di una facoltà, di un dipartimento universitario si trovi pieno di coriandoli da festeggiamenti di lauree, no? Che ormai sono diventati una farsa, specialmente il dopo laurea. E allora appunto sono tutte queste cose che mi creano dolore e mi fanno anche, come dire, rimpiangere la bellezza degli happening futuristi, no? Perché tutto è entrato in una grande confusione. Non lo so, ci sono altre curiosità? L'ultimo. Che cosa direbbe Beckett secondo lei allora in società, in questa situazione, che poi vabbè lei ha parlato di un ambito però è espandibile a tutta la società di oggi? Sì, sì, no, cosa io. Cosa direbbe Beckett secondo lei? Cosa direbbe Beckett di questa situazione contemporanea? Sì, o anche la situazione teatrale. O anche? La situazione teatrale e artistica di questo. Ma io credo che Beckett non si meraviglierebbe, perché lui intanto quando si faceva una domanda a Beckett lui rispondeva sempre forse, no? Perché sull'incertezza Beckett ha fondato proprio la sua teoria esistenziale, no? Ma probabilmente non si meraviglierebbe, perché lui è sempre stato cosciente del fallimento. Ecco, e noi possiamo dire di ritrovarci in una condizione di fallimento, cioè questo è un fallimento totale per ciò che succede nel mondo e per ciò che succede quotidianamente anche da noi. Cioè c'è una violenza sommersa, perché sporcare l'ingresso di un luogo di studio è insomma è una violenza inconsapevole. E quindi, no, era sporco di necessità. No, era sporco di necessità, invece qui noi sporcavamo perché avevamo la necessità di comunicare cose reali, per esempio di comunicare i bisogni. E ora no, ora c'è un abbassamento totale, cioè se voi uscite e guardate le fotocopie a colori di scene delle fasi preparatorie delle tesi, vi rendete conto di come siamo ridotti, cioè. Però vabbè, questa è una, no, io non voglio assolutamente criticare questa cosa, però ne prendo atto, ma insomma
finché posso la denuncio come questione. Cioè, io credo che una laurea debba fornire anche un'etica, perché se no siamo fuori da ogni punto. Cioè, l'etica è fondamentale. Probabilmente gli studenti andrebbero guidati anche nel comportamento civile, sociale, perché se no cioè, può essere il più grande scienziato del mondo, ma se non hai un'etica non vai da nessuna parte, o vai a concorrere al disastro che stiamo vivendo. Caro Giancarlo, io non ho alcun mandato istituzionale né alcuna cifra rappresentativa per la città, però come cittadino e come amico credo ti si debba sinceramente ringraziare per queste tre serate che hai organizzato, per questo impegno che hai messo in questi tre eventi e particolarmente per l'incontro di stasera con un autore che chiude in maniera incisiva, determinante, una riflessione esistenziale che proietta sul teatro. Il postmodernismo nasce appunto nel momento quasi in cui muore Beckett, questione di qualche anno, ma il clima è quello, e quindi Venturi e Jenks sono fra i primi a interpretare questo disagio, e quando resta o sembra restare nulla, l'intellettuale torna alle origini, mi pare, torna a che cos'è in fondo il postmodernismo. Non è una novità, quando il linguaggio espressivo si esaurisce si torna sempre alle radici della classicità, perché colonna ed arco danno sempre una certezza di continuità. Lo è stato anche in altre stagioni, lo è stato nel 4, nel 500, nel 7 e nell'800, l'abbiamo vissuto negli anni 80, 90 fino ai primi del 2000. Quindi davvero grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che farai, grazie per serate come queste che ci hanno consentito di cogliere una continuità davvero metastorica, perché siamo in un luogo di transizione medievale rinascimentale, questi pilastri ottagonali con questi capitelli a foglie d'acqua, queste volte a crociera leggermente ribassate sono un elemento storico, sono un elemento della nostra civiltà. E in fondo qui questo monastero nato come monastero femminile che è stato qui per secoli e che poi dopo le soppressioni che sappiamo è diventato un carcere femminile e che poi è stato riscattato di nuovo, ecco, quindi stasera tu hai dato questa chiusura ma anche questa apertura, non sono d'accordo, ti ho sentito, ho avvertito in te, nelle ultime frasi, nelle ultime riflessioni, un pessimismo che vorrei non condividere, non è che non senta, ma vorrei, permettimi di dire, non condividere, perché tu ci hai dato una lezione autentica di civiltà, di capacità di comunità, di collettività, che in fondo è quello che abbiamo sostanzialmente perduto in questi ultimi decenni, in questi ultimi anni soprattutto. Quindi davvero grazie, continua con il tuo impegno, noi ti seguiremo perché abbiamo bisogno della tua testimonianza, abbiamo bisogno di questa tua ricerca continua, profondamente intellettuale, profondamente incisiva, che è per noi ossigeno. Grazie, facciamo un bel applauso.
Vabbè, sono davvero commosso. Grazie a tutti, allora, e vabbè, noi dopodomani invece presenteremo qui un concerto di tre giovani musicisti elettronici, ventenni, che hanno preparato un lavoro proprio sulla interpretazione dello spazio attraverso i suoni, e poi il 22 nel corso di progettazione del professor Terpolilli presenteremo un grande plastico proprio percorribile, visitabile nel pomeriggio, che è realizzato appunto dagli studenti in una delle grandi aule che sono qui al piano di sopra, e poi ci diamo appuntamento a settembre. Dal 13 settembre parte, diciamo, il secondo atto di Nel chiostro delle geometrie, che vedrà ancora artisti e studiosi e opere, e chiuderemo poi con Achille Bonitoliva il 28 di settembre, perché con Achille abbiamo deciso di presentare le 12 puntate del programma sull'arte fuori quadro. Presenteremo le prime 12 puntate della prima serie, quindi sarà un'occasione molto interessante, perché questo è un programma, devo dire, molto importante, dove Bonitoliva, come dire, mette insieme le diverse discipline e le fa in qualche modo dialogare, fa comprendere, spero, specialmente ai giovani, come si muove l'arte nel nostro tempo. Grazie, buonasera.